Vado? Vado. Vadi, ciao. Vadi puro. Vadi, attenta alla alle mano. Attenti alle mano. Allora, ciao a tutti. Siamo anche oggi reduci dalla nostra denuncia quotidiana. Diuturna visita al locale stazione dei Carabinieri, che oramai sono diventati quasi come compagni di merende con noi. Sì. Da non confondere con i compagni di merende di Firenze, che quelli avevano altri gusti. Allora. Il 9 agosto, eccolo qui, mettiamolo subito in primo piano, oggi 9 agosto. Sono qua. Allora, oggi 9 agosto abbiamo depositato la querela. Denuncia. Vaudeville, perché Vaudeville? Perché Vaudeville era un tipo di comica che hanno ripresentato poi in tempi recenti Walter Matthau e Jack Lemmon, quella strana coppia. No, soprattutto la strana coppia. Esattamente, ma hanno fatto anche varie retake in varie epoche diverse, che era la riedizione, diciamo negli anni 70-80, di un tipo di spettacolo americano che appunto presentava una distorsione della realtà e del non senso. E noi oggi abbiamo fatto una pratica in questo stile. Cioè, praticamente noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo denunciato i magistrati. A loro stessi. Ai loro vertici. Infatti qui c'è scritto: al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, al ministro di Grazia e Giustizia. Perché? Perché loro sono quelli che incredibilmente uno deve adire per denunciare le storture della magistratura. Esattamente. Cioè è come se uno andasse dal ladro a dirgli: brutto figlio di puttana, io reclamo perché tu mi hai rubato. Cioè, è veramente una cosa che solo in Italia può accadere, perché non può esistere un giudice di se stesso, ci deve essere sempre un elemento terzo. Cioè, è qua una delle disfunzioni dello Stato italiano. No, ma la cosa peggiore è che gli italiani hanno votato all'unanimità per la responsabilità civile penale dei magistrati in quel famoso fondamentale referendum, come se non fosse stato nemmeno realizzato. Nulla. Quindi il discorso è che ovviamente intanto che la struttura proprio strutturale, proprio dorsale del corpo dello Stato rimane impostato in questo modo così palesemente in conflitto di interessi, questo sì è veramente un conflitto di interessi, non si può pretendere un miglioramento delle funzioni, perché quando tu vai dal procuratore capo della Corte di Cassazione e gli dici: tu sei un delinquente, e ti dimostro con le tue stesse parole che sei un delinquente, allora nemmeno dirle, allora non le dire neanche, non dirle proprio, appunto. E poi io vengo qui, è una copertura che tu dici queste cose e poi non prendi nessuna misura di merito. Dice che c'è garantita la libertà di espressione e di democrazia e di libertà di parola, quando cazzo questa libertà di parola poi rimane limitata alla parola, invece la parola ha un senso quando poi alla parola, dalla parola scaturisce un'azione. E perché da quell'azione poi esce fuori un'azione che va a migliorare, a filtrare quell'azione precedente e a renderla più efficiente. Esattamente. Allora, qui entriamo nel merito. Li abbiamo denunciati, quindi il capo dello Stato Napolitano, in quanto Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e Consiglio Superiore della Magistratura nel suo collegio complesso, Presidente del Consiglio dei Ministri succeduti negli ultimi 30 anni, tutti i ministri di Grazia e Giustizia, comunque denominati perché hanno avuto varie denominazioni nel corso degli anni, succedutisi negli ultimi 30 anni, e tutte le massime cariche della magistratura degli ultimi 30 anni e poi eventuali altri, per tutta una serie di reati che non so dire, che sono 25. Ma la cosa importante è che qui dobbiamo sempre fare riferimento, appunto noi abbiamo detto che avremo adito anche ai vari tribunali internazionali, tra cui anche quello che già ci ha respinto un ricorso, che è quello del Tribunale Internazionale Penale dell'AIA,
Perché? Perché qui nello statuto dice che... No, a proposito del Tribunale dell'Aia, eri tu che mi dicevi di quello che aveva denunciato gli italiani? Sì, italiani. Allora, un avvocato Negretto, anche lui amico della Chienge, che noi chiamiamo Faccetta Nera. Faccetta Nera, senza nessun disprezzo, perché uno c'ha la faccia nera. No, Faccetta Nera sarà italiana, cantavamo noi. Ma devi diventare italiana. Quella no. Fino al midollo. Allora quella è Faccetta Nera che non vuole essere italiana, è nemica del popolo italiano. Esattamente. Allora, se uno è negro italiano, non abbiamo niente contro. Ma assolutamente. Neanche con quelli a strisce o a qua, basta che dentro c'abbia il cervello italiano. Esatto. I valori italiani, il resto. O comunque si attenga alle norme vigenti in questo paese. E condivida anche i valori, perché solo attenersi alle leggi non è sufficiente. Comunque parlavamo dei vari tribunali internazionali. No, quel Negretto che aveva fatto una denuncia al Tribunale dell'Aia. Sì, ha fatto una denuncia al Tribunale Internazionale dell'Aia dicendo che gli italiani sono gli eredi di Ponzio Pilato e quindi in quanto tali esecutori materiali della crocifissione di Gesù Cristo, personaggio mitologico che appunto lui prende per buono. Vabbè. E comunque, insomma, 2000 anni fa i progenitori che probabilmente erano anche che venivano probabilmente dalle legioni della Numidia, no? Quelli che andavano in Palestina molto probabilmente, perché i romani erano abbastanza poltroni, in Palestina magari ci andavano un po' meno, era più probabile che i legionari e magari anche Ponzio Pilato fosse erede dei Numidi, no? Ecco, tanto per dirtene una. No, allora, no, c'è una cosa che mi fa ricordare un bellissimo racconto di niente po' di meno che del grande scrittore Anatole France. Bellissimo. E bellissimo. Il racconto è intitolato Il procuratore della Galilea. Ne approfittiamo così per fare un po' di distensione in questa nostra intervista. Praticamente si tratta di un tale che va a trovare Ponzio Pilato, che ormai si trova a riposo a Roma, è a riposo dopo aver svolto tutte le sue funzioni a Capua. E questo tale, può darsi che fosse a Capua, gli occhi di Capua. E questo tale gli parlano, si ricordano insieme dei tempi della Galilea. Alla fine questo dice: ti ricordi quel tale, quel profeta che tu dicesti che non te ne fregava niente, che loro sì hanno crocifisso? E Ponzio Pilato dice: no, non mi ricordo mai niente. Bellissimo, bellissimo. Allora andiamo avanti. Allora, per tornare al discorso, quindi lì lo statuto della Corte Penale Internazionale dell'AIA dice all'articolo 6, comma C, ai fini del presente statuto, per crimini di genocidio si intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso e precisamente, punto C, sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica totale o parziale del gruppo stesso. E ricordiamoci i circa 500 suicidi dovuti alla mala giustizia, perché anche quello fa parte della mala giustizia, perché quando uno Stato ti vessa con le cartelle esattoriali o con un procedimento indotto dalla Banca d'Italia o dalle banche commerciali che ti fanno fallire, quello è comunque mala giustizia. No, peggio, certo. Perché è ancora peggio, perché più delle volte si tratta di decreti ingiuntivi assolutamente inetti, incapaci, resi operativi, laddove poi dopo 15 anni si scopre che erano falsi, si scopre che appunto il penalizzato avrebbe invece dovuto ricevere dei soldi invece di dare i soldi alle banche. Come sappiamo bene. Esattamente, quindi questo è un gioco che bisogna capire perfettamente, il gioco è questo. Bisogna interromperlo, ecco il motivo vero, profondo della nostra azione continua. Noi facciamo come la gocciolina d'acqua, non vale niente la gocciolina d'acqua, però miliardi di goccioline d'acqua alla fine corrodono la pietra e prima o poi ci arriveremo. Forse ci arriveranno i nostri nipoti, non lo so. Comunque sia, noi non demordiamo mai. Allora, e poi, sempre per l'articolo 7 al comma K,
altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica e mentale. E uno che è perseguito dallo Stato, che sia la cartella esattoriale o che sia con la collaborazione un procedimento, della magistratura o che sia caso. Un procedimento penale che dura 15 anni, esattamente. Quello è un logorio che è una mente normale e un sistema nervoso normale. Esattamente. Non riesce a sostenere. Anzi, diciamo di più, porta anche al tumore. Certamente. Porta anche al tumore. Certamente. Ricordiamo, non solo. Parlavamo prima dell'amico Domenico, esatto. Che anche lui sicuramente, esatto, gli è derivato da quei suoi procedimenti in corso che gli hanno. Esempio classico dell'Italia, certo. E poi Enzo Tortora. E potrei citarne molti altri. Allora, andiamo avanti. E agli effetti del paragrafo 1 del comma K si intende per attacco diretto contro la popolazione civile condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al paragrafo 1 contro la popolazione civile in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di un'organizzazione diretta a realizzare l'attacco. E noi sappiamo benissimo l'organizzazione, chi è, come si chiama, da chi è diretta, eccetera. E poi ancora comma del comma punto C, per riduzione in schiavitù si intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico, cioè il diritto di proprietà quando io ho una proprietà mia, nel caso mio specifico, proprio mia, che non ho mai venduto ed è in uso, da 10 anni ad altri. Io sto aspettando da 10 anni che si metta, che si instauri il processo e che si indica la prima udienza, 10 anni, sì. Probabilmente se ne parlerà fra 20-30 anni. Esattamente. Allora questo che cosa è? È tutto intenzionale. Se non una, certamente, se non è una lesione del diritto costituzionale alla proprietà o comunque alla giustizia, pure se io fossi un delinquente che non è vero niente quello che affermo io, ma mi negate di avere anche la giusta condanna, anche quello è un delitto. Cioè è una carenza istituzionale. No, l'altra cosa che bisogna aggiungere qui è questa, che loro giustificano i ritardi della giustizia con la massa di cause in corso, il che è completamente falso. Non è vero. Perché nelle città di provincia, e non vorrei citarne una, lo dirò semmai un'altra volta, dove il rinvio è di 4 anni per 4 anni, il tribunale, che poi tra l'altro il palazzo del tribunale è nuovo e abbastanza bello, è completamente vuoto, quindi loro non hanno nemmeno la giustificazione di questo. È tutta un'operazione per creare caos giudiziario e caos sociale in questo paese. La distruzione del collante sociale. Esattamente. L'abbiamo detto in fondo e esplicitato ben bene. Poi la metteremo online ovviamente come sempre, chi vuole se la va a leggere. E se vuole la può ripetere. E si può eventualmente reiterare. Allora, che cosa dice anche il Codice Civile, libro terzo, titolo secondo, della proprietà? Che dice? 832, articolo 832. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, ma se io aspetto 20 anni per avere il mio giusto riconoscimento del mio diritto, io non godo della mia proprietà. Esattamente. E quindi anche questo, cioè tu mi puoi fare un processo che dura al massimo 6 mesi, un anno, certo. Perché quello è il tempo tecnico, il tempo giusto, e per cui, quindi nessuno può accusare la magistratura poi di andare a togliere un sacrosanto diritto costituzionale, ma tu che mi ci privi per 20 anni, tu sei uno che va contro la legge dello Stato, esattamente, amico. E poi l'articolo 834, espropriazione, eccetera, vale la stessa identica cosa. La Costituzione, eccetera, eccetera, tralasciamo. Documenti a supporto. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Una denuncia, come al solito, comprovata da documenti, da atti. E questi atti dove li siamo andati a prendere? Li siamo andati a prendere nel sito istituzionale della Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, della Corte di Cassazione. Cioè, questo è la cosa che documenta
tutto quello che noi abbiamo messo, redatto. Nulla di quello che è qui inventato, ma è tutto ripreso dalla denuncia annuale dei presidenti della Corte di Cassazione. Allora, vi dico che cosa, a partire dal 2004 a oggi, con anche statistiche e quant'altro che poi vi andrete poi a leggere perché è tutto citato. Allora, che cosa dice il dottor Francesco Favara l'11 gennaio del 2005 a proposito dell'anno giudiziario appena concluso? Ve lo leggo. Un estratto, ovviamente, perché si tratta di relazioni di 90, 100, 120 pagine. Vi leggo solo una mezza paginetta. Allora, anche nel 2004 i problemi e le vicende della giustizia sono stati al centro dell'attenzione generale, bla 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 bla, ma il vero problema che è al centro della discussione è ancora quello della eccessiva durata dei processi, strettamente dipendenti dalla loro quantità, dice l'amico. Esattamente. Non è vero, perché noi alleghiamo a abbiamo le prove. Alleghiamo centinaia di documenti. No, di diagrammi in cui si evidenzia la differenza fra noi e gli altri 47 stati del Consiglio d'Europa, e lì si può fare tutta il confronto che vuole e tutte le analisi, e non è vero quello che dice Favara. Allora, è vero che la lunghezza dei processi è matusalemmica, ma non è vero che dipende dalla loro quantità. Poi seguita e dice: al 30 giugno 2004 sono risultati pendenti, ascoltate bene, ben 8.942.932 processi, quasi 9 milioni, dice lui. Oh là là. Di cui 3.365.000 civili e 5.580.000 penali. Se si pensa che per ogni causa civile questa è una mia aggiunta, una mia considerazione. Allora, resta da riferire in ordine alla durata dei processi, sempre Favara, che rappresenta ancora oggi il vero punto dolente del sistema, specie in rapporto a livello europeo. I dati statistici elaborati dal Ministero della Giustizia evidenziano che la tendenza verso il progressivo aumento della durata media non accenna ad arrestarsi. Infatti, a fronte di una riduzione dei tempi delle indagini preliminari da 375 giorni a 347 giorni, un bel record, originata anche dalla ormai piena operatività del giudice di pace, vi è un generalizzato e consistente aumento di durata di tutte le fasi successive. Poi bisogna del giudizio. Anche dire chi sono questi giudici poi di pace, oltretutto. Vi è un generalizzato e consistente aumento di durata di tutte le fasi successive del giudizio. Davanti al tribunale è passata da 348 a 377 giorni e in corte d'appello da 543 a 606 giorni. Nell'insieme, ove si ipotizzi un procedimento che si snoda nelle fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare, del giudizio di primo grado in tribunale e di quello d'appello, la sua durata media è di 1623 giorni rispetto ai 1582 giorni nel periodo 1 luglio 2002 al 30 giugno 2003. Qualora si tenga conto dell'eventuale giudizio di Cassazione, occorre aggiungere ulteriori 218 giorni. Eccetera. Tralascio il resto perché insomma andiamo su questa falsariga, quindi sono loro che non possono non riconoscere la deriva assolutamente disfattista e catastrofica di quella è la situazione penale, giudiziaria, penale e civile qui in Italia. E allora a questo proposito abbiamo poi allegato tutti gli altri discorsi nel testo intero di tutti gli altri discorsi di apertura, certo, all'inaugurazione dell'anno giudiziario a partire dal 2004, come abbiamo detto, fino al 2013, con allegate poi anche due statistiche, una per il civile e l'altro per il penale, di tutto quello che è diagrammabile, convertibile in una qualche diagramma, di tutte le informazioni che si hanno sui procedimenti. Allora noi che cosa diciamo in conclusione? Insomma, che abbiamo un mezzo condannato per ogni poliziotto e per ogni poliziotto che prende un delinquente. Ne catturano una marea, cioè praticamente tantissimi, attorno al 30-40%, forse anche di più, a seconda del tipo di reato. Ma addirittura quello che è incredibile è che
di 3 milioni e 300 mila che vengono, diciamo, di processi che vengono incardinati nel penale all'anno, 187 mila vengono condannati, per cui c'è praticamente una resa di circa 0,52 delinquente all'anno per poliziotto, ovvero, meglio dire, invece, siccome i magistrati sono circa 13.800, ogni magistrato evade all'anno circa 18 processi, cioè i nostri nullafacenti, perché lavorano 4 ore al giorno per 4 giorni a settimana, circa 1.600 ore l'anno, basta fare un piccolo calcolo, si capisce, e che per questo circa 1.500 ore l'anno prendono 72.000 euro all'anno, quindi significa che prendono 500 euro l'ora. Dico bene? Certamente. No, di più. Vabbè, 1.500 euro l'ora, se fossero sì, 500 euro l'ora. Cioè, insomma, voglio dire che sotto qualunque profilo la vogliamo vedere, è veramente una cosa abominevole, vomitevole, miserabile, una cosa assolutamente infame. È come, qui lo leggo perché è troppo bello, per fare il parallelo, è come se il Servizio Sanitario Nazionale, che tanto disprezziamo, ma che comunque un servizio decente in genere ancora lo dà, nonostante i tagli che abbiamo visto, che hanno programmato e continuano inesorabilmente a portare questi avanti. I figli di puttana sanno benissimo, come sappiamo tutti noi, che non si può minimizzare diciamo sparagnare su degli argomenti così vitali per la salute pubblica come l'economia, come la sanità, l'igiene, la cultura, la giustizia. Se risparmi lì, vai a rotoli, è lì che bisogna investire massimamente nei momenti in cui c'è la crisi economica, è lì che non solo non vanno mandati a casa i delinquenti e fatte le sanatorie, ma vanno addirittura aumentate le spese per la giustizia, per la sanità. Perché? Perché così si stimola l'incentivazione al miglioramento, perché così si sanano le piaghe da decubito, perché così quello che è endemico finalmente si riesce a sopprimere, perché si riesce a eliminare quel fardello assolutamente intollerabile dei 10 milioni di cause che rimangono lì stanziali, residue tutti gli anni, inevase. Oltre a quelle che vengono... Poi prendono la scusa che le carceri non ce la fanno più, esatto, e rimettono in libertà una marea di delinquenti, i quali ovviamente a ciò istigati si mettono a delinquere ancora di tanto più. Tanto sanno che stanno qualche mese in carcere. Esattamente. Allora, questo va letto. Per fare il parallelo, dicevo, è come se il Servizio Sanitario Nazionale annualmente ricevesse almeno 3.300.000 richieste di assistenza e appena effettuare la visita preliminare, senza neanche permettere ai richiedenti di effettuare l'analisi, ne fossero scaricate ben 3.000, ma poi dei 308.000 fortunati prescelti, 120.000 circa fossero destinati a ricevere esclusivamente cure palliative. E ai 187.000 circa residui effettivamente li si curasse a se stesse ed eventualmente operasse. Insomma, solo un malato su 20 verrebbe assistito dallo Stato fino alla guarigione o alla morte. E quindi questo è un percorso non assistenziale messo in atto scientemente a causa dell'inazione e della mancata assistenza e lasciati morire intenzionalmente, una visione semplicemente allucinante, depravata, folle. Ma peggio ancora, l'esempio ancora parallelo che si può fare con il servizio scolastico, che sarebbe come se solo una persona su 20 potesse accedere all'istruzione, e quindi equirebbe a dire un tasso nazionale di analfabetismo del 95% della popolazione, un fatto che sarebbe censurabile sotto ogni punto di vista, uno scandalo planetario. Manco in Nigeria c'hanno un tasso di analfabetizzazione del genere ormai. Quindi è questo il nostro grado di cultura, questo è il nostro grado di cultura, sì, giuridica oggi. Esattamente. Cioè noi che siamo stati la patria del diritto.
Non ho altro da aggiungere. Sì, no, leggi che da parte del diritto su questa copertina di quella rivista dove c'è scritto appena appena sì. una frase che mi piace, facciamola allora, vedere. Allora, qui facciamo un po' di pubblicità alla rivista mensile dell'amico Domenico Longo. L'altra voce, io e Mario, fratelli di congiure, e sotto, toga vostra, baciamo le mani, Boccassini, una delle famiglie più chiacchierate d'Italia. E questo per dire chi è sta gente. Allora, qui abbiamo fatto addirittura le dinastie, cioè è una follia, cioè ci sono famiglie che hanno addirittura due o tre o quattro rappresentanti sì. togati, ma questa sì. è allora, no, io lo voglio dire. Uno dei capisaldi del nostro programma politico di Alba Mediterranea è che la carica di magistrato, qualunque tipo di magistrato, che saranno ovviamente ripartiti per competenze e non potranno travasarsi da un campo all'altro, è una carica elettiva, sarà una carica elettiva. Che con tutti i guai e con tutti i lati negativi che delle cariche elettive nel mondo anglosassone, sarà sempre meglio di questo. Non sarà così dinastica, strutturale. Sarà sempre meglio. Comunque, gli errori giudiziari ci saranno, sicuramente, perché è normale che possano Ma sono accadere. Più facilmente individuabili. Certamente, ma soprattutto uno perché che Perché la coda di paglia, il magistrato eletto, ce l'ha comunque. Assolutamente, ma poi si ritiene inappellabile, si ritiene al di sopra della legge, perché la gestisce lui, e no, tu sei Lo spirito è quello mafioso, certo, è ovvio, no? Certamente. Questo è, sono molto quello più mafiosi casta. I magistrati, e ormai l'hanno capito tutti, che non i mafiosi stessi, perché un vero autentico capomafia oggigiorno rischia di essere fatto fuori, il magistrato no, oltretutto. No, una volta le Brigate Rosse ogni tanto qualcuno lo faceva. Ah sì, ma erano pochi, quelli segnalati dai loro colleghi. E certo, e allora, quelli che davano fastidio. Allora, quelli che non erano della casa. Ah, certo, basta vedere Borsellino e Falcone. Certo. Due esempi tipici di due magistrati fuori dalle righe. Certo, ma che non facevano parte della congrega. Ma anche il magistrato di Genova, che non mi ricordo più il nome. Ah, il primo che fu sequestrato. No, quello era Sassi. No, Ossi, una cosa così. Sì. Adesso Sossi. Allora, lui va bene, no, ma io mi riferivo al 2001, se mi ricordo bene, al magistrato che doveva andare a parlare sul processo a proposito del signoraggio bancario e che, guarda caso, tre giorni prima fu assassinato a coltellate da uno che hanno detto che fosse un nome fosse Montanari, un nome così. Sì, esatto, sì, Montanari mi pare che si chiamava proprio. Valerio Montanari. E che fu assassinato da uno condannato da lui, dissero. Sì, appunto, dissero. Ma guarda, solo lui, no? Di tutti i magistrati italiani, l'unico che mi ricordo che sia mai stato assassinato da un condannato è stato lui. Guarda caso. Che con questo chiudiamo. Abbiamo finito anche